Il ritiro sta procedendo benissimo, ci stiamo trovando molto molto bene in questa struttura, c'è un manto erboso pressoché perfetto e l'amichevole di stasera era un po' quello che cercavamo, nel senso che la prima amichevole era più che altro per far andare un po' la gamba, per vedere subito qualche input sul quale abbiamo lavorato ieri e l'altro ieri. E i ragazzi hanno fatto un buon testo, hanno messo una buona determinazione e anche a volte anche hanno trovato delle buone giocate, quindi siamo soddisfatti. Anzi, ci tenevo a ringraziare anche i ragazzi che si sono prestati a questa amichevole, perché immagino non è stato facile. Questa adesso che questa è l'occasione ideale per scoverare un vecchio adagio che purtroppo è anche a volte è doloroso perché c'è stata questa tragedia, quindi è scosso questa tragedia di questi ragazzi, però ciò a scuola, quindi sono qui per parlare di calcio, quindi questa premessa che non era doverosa. A proposito, ecco, questo è il terzo gioco di ritiro, quinto di lavoro sostanzialmente. È un classico e chiede insomma la situazione in generale anche fisica dei ragazzi, perché già dopo 5 giorni magari può presentarsi qualche prima acciacco, mi sembra di capire che più o meno sono tutti invece sani e pimpanti e questa è già una buona notizia. Sì, fino ad oggi sì, stanno quasi tutti bene, qualcuno si porta dietro qualche scoria dall'anno passato e qualcuno oggi, dopo la prima amichevole, dopo un tempo di gioco, comincia ad accusare un piccolo lavoro di carico che abbiamo fatto già ieri, perché ieri è stato il primo lavoro, la prima doppia seduta vera sul quale abbiamo lavorato. Però i ragazzi stanno bene, stanno lavorando bene e fino adesso siamo veramente soddisfatti. Le parlavo prima di input, abbiamo sentito più volte nel primo tempo mister Pazienza richiamare gli attaccanti in particolare i gol, dire che bisogna correre anche senza palla perché bisogna lavorare anche su questo aspetto. Ma io credo che comunque l'idea dell'allenatore sia chiara già dall'anno scorso, è un aspetto sul quale ci lavoriamo tanto, quindi il fatto di andare a recuperare la palla è un aspetto fondamentale, specialmente se l'allenatore ha un'idea di andarla a recuperare presto e velocemente, e quindi gli attaccanti hanno un'importanza vitale in questa situazione, sono i primi a difendere. Lo hanno dimostrato anche l'anno scorso, è un lavoro che dovranno fare sempre. Questa è una curiosità, è vero che in giornata c'è stata la possibilità di interloquire a lungo con il mister, con Michele Pazienza, però quando hai 200 domande da fare non le puoi fare tutte insieme. E allora approfitto della sua presenza per chiedere una cosa che avrei voluto chiedere a lui. Allora, 3-5-2, ok, giochiamo in questo modulo, però la curiosità è questa, il modulo se c'è alternativo, ma immagino perché anche Pazienza lo disse proprio conferenza del resto più o meno tutti hanno un modulo alternativo, prevede la difesa a 3, magari il tridente, la difesa a 4, 4-3-1-2, 4-3-3, qual è il secondo modulo, o meglio il primo alternativo che abbiamo? Perché fino ad ora eravamo un po' curiosi di vedere, perché in altre amichevoli nel corso della stagione scorsa le abbiamo provate queste cose, invece adesso non le abbiamo viste ancora, allora chiedo a lei magari Il modulo di base, vabbè, l'ha detto il mister, sarà quello. Quindi stiamo lavorando su quello, con le due mezzale, le due punte e i quinti larghi. Mi sembra, credo, troppo riduttivo parlare di modulo alternativo. È comunque sempre una questione di caratteristiche. Faccio un esempio: oggi pomeriggio sono entrati due ragazzi, cioè il 2007 e il 2006, gli ultimi 20 minuti abbiamo messo due centrocampisti, due sottopunta, un 3-4-3, ma è sempre una questione di caratteristiche. E quindi credo che i tre difensori più il mediano davanti sarà la base di partenza. Poi dipenderà dalle caratteristiche, man mano, in base anche alla squadra che dovremo andare a affrontare, fare le nostre valutazioni. Sui ragazzi, no, che sono qui, Fusco ha realizzato 5 gol, per noi non è una sorpresa, è un ragazzo che ha segnato tantissimo delle squadre, del settore regionale del Biancoverde, abbiamo visto De Michele che è un bel peperino, insomma, un po' tutti, se ci dice due parole su questi ragazzi. No, no, siamo contenti dei ragazzi perché sono ragazzi in gamba, sono ragazzi, intanto sono educati e quindi vuol dire che hanno lavorato bene, hanno ricevuto delle regole già in passato, quindi giro i complimenti anche all'allenatore
Biancolino, a Gigi, Molino, che li hanno avuti gli anni passati. Quindi loro si sono trovati subito bene nel gruppo e anche hanno delle caratteristiche importanti, perché Sasà, Fusco sa fare gol, è inutile nasconderci. E ci sono dei ragazzi che però è giusto che intraprendono il loro percorso di crescita. Stare con i grandi li aiuta e velocizza questo percorso. Adesso sta a loro lavorare e imparare il più velocemente possibile. Oggi l'avversario sicuramente non poteva creare dei problemi, però in fase di impostazione mi sembra di aver visto qualcosa di diverso a partire del Lieto, nel senso che c'è una maggiore partecipazione anche da parte dei braccetti alla fase di impostazione. Sì, è una cosa sulla quale già ci lavoravamo l'anno scorso, però alcune volte ci è riuscito di più, altre volte ci è riuscito meno, ma è comunque sempre una questione di caratteristiche. Questo è un aspetto sulla quale noi abbiamo sempre lavorato, anche a Cerignola, quindi è una cosa che è un'idea che piace all'allenatore. Già abbiamo cominciato a dare qualche input con Tommaso Cancellotti, che spinge e prende ampiezza, magari la mezzala si comporta da braccetto con il quinto che viene a giocare dentro. Sono semplici rotazioni, ma sono idee, sono input che si danno come base per poi vedere lo sviluppo. Fermarsi sui singoli, insomma, mi sembra un po' pleonastico, diciamo, però io direi che il Russo quest'oggi, adesso vediamo anche negli allenamenti, in via di questa stagione, sembra avere il fuoco negli occhi, proprio il motore ardente, non so se ce lo confermo, questa è l'impressione nostra, però mi sembra abbastanza chiaro che così si propone, sta proponendo la gara. Un'impressione giustissima, ma Raffaele non lo scopriamo noi. Purtroppo lui l'anno scorso veniva da questo infortunio, probabilmente non l'abbiamo mai avuto al 100%, speriamo di portarlo al 100% perché è un giocatore forte, che sposta gli equilibri, è inutile negarlo. Quindi sta lavorando bene, sta bene, non ha più bisogno di fare lavori specifici, o meglio, li continua a fare per prevenzione, però sta bene. Può spingere in ogni allenamento e questo già si vede adesso.